Voglio essere il mignao. Sai come nessuno è riuscito mai. Catturerò. E così l'allenerò. Guarda Lucinda, guarda che bello il mare. Quest'aria fresca. Il tuo Pokémon che mi taglia la strada. Il tuo altro Pokémon laggiù ad osservare il promontorio. È tutto così bello. La luce dell'alba è così romantica. Esatto. Questo posto così paradisiaco, dopo aver lottato con tanto ardore per livellare i nostri Pokémon al massimo. Ma i nostri sforzi sono serviti, finalmente sono molto più grossi e potenti di prima. Esatto. Guardala lei. Lui, anzi. È la mia stessa altezza, un altro poco. Sì, è vero, anche il mio Ivysaur, Picasaur, Ivicoso qui è cresciuto un sacco, guarda com'è grosso il fiore. Ivichu! C'è solo un problema che mi ero dimenticata di chiederti, tu hai idea di dove ci troviamo? No. Come no? Stavamo andando di lì, poi abbiamo girato laggiù in quel punto, poi abbiamo girato un altro poco e non mi ricordo più da dove siamo venute. Ci siamo perse! No! No! Ok, ora che oltre a esserci perse noi abbiamo perso anche la voce, dove andiamo? Sarà un po' improbabile trovare la palestra dove eravamo prima. Ah, la palestra, è vero, è per quello che eravamo partite. Sì. Ci siamo perse andando alla ricerca delle palestre. Cioè, della palestra, no, facendo i livelli di Pokémon. Si vede che non mangio da giorni. Sì. Penso che sia meglio se cerchiamo un posto abitato da qualcosa. Ah, c'è un serpente laggiù! Io odio serpenti! Odio serpenti! Brixen! Helpami, per favore, fai qualcosa! Ivicoso? Ivichu? Difendimi! Ne frega niente a sti Pokémon di noi, basta. Lo rimetto nella Pokéball, torna dentro. No, lei si è messa davanti a me con un fare molto minaccioso, vedi? Sì, è quello che vuoi farti credere. Voleva usarti come scudo umano, è quella in realtà. Allora, andiamo, facciamo finta di non vedere niente e andiamo via, eh. Ma magari prima o poi una città la troviamo anche, spero. Scusa, c'è un orso laggiù. C'è un orso? L'hai visto? No, non l'ho visto, ma scusami che sto uccidendo un cavallo, un attimo. Era laggiù nell'erba. Io lo vado a cercare. No, come? Al massimo Sei muoio. Attenta. Al massimo muoio male. Ti pare il caso di morire male? No, ci sono i miei Pokémon che mi difendono quando non scappo. Lo sento, deve essere qui da qualche parte. È vero. C'è una casa qui da qualche parte. Guarda, c'è un villaggio. C'è una casa, è vero. Meno male. Vabbè, chi se ne frega dell'orso, andiamo. Abbiamo bisogno di un centro Pokémon, abbiamo bisogno di assistenza medica, abbiamo bisogno di un gabinetto. Andiamo un attimo al centro Pokémon. Lo so che ti sta simpatica l'infermiera, ma dobbiamo per forza passarci. Buongiorno, signora, mi scusi, signora, mi può curare i Pokémon? No, vabbè, faccio da sola, ho capito. Oddio, mi sono girata e ho trovato... Cosa? Una persona che mi sorride in modo molto ambiguo. In realtà, sono molto triste. Non sto per niente sorridendo. Da queste parti è successo di tutto. C'erano un ragazzo e una ragazza che facevano cose brutte alle persone. Prima hanno conquistato la nostra fiducia e poi hanno iniziato a fare i dispetti, a rubare le cose. Non si sono comportati per niente bene. Poi se ne sono andati via, senza neanche salutare. Oddio, ma chi sono queste persone adesso? Sono preoccupata. Restiamo il meno possibile qui in giro, ok? Io lo so chi sono stati. Io lo so. Nessuno mi crede quando lo dico. Invece sai qual è la verità? Lo sapete voi due allenatrici di Pokémon? No, non lo sappiamo. La verità è che il Team Rocket è tornato. Il Team Rocket! Ma... Erano quelli là di che mi dicessi la volta scorsa che rubavano i Pokémon ed erano cattivi? L'aveva detto Nonno Ash che esistevano ancora e che non si erano affatto smantellati come pensavamo. Cavolo, dobbiamo andarci cauti allora. Ma secondo te il Team Rocket c'entra qualcosa col Professor Banano?
Secondo me potrebbe centrare. Sì. E tu che cavolo hai da guardare, scusami? Lascia stare le per queste persone. No, no, non ho cattive intenzioni. Volevo soltanto chiedervi se siete allenatrici. Sì, lo siamo. E allora state attente, ci sono due membri del Team Rocket. Io non ci volevo credere, non credevo che avesse ragione quel tipo che avete incontrato nel 100 Pokémon. E invece mi sa che ha proprio ragione. Ho paura che sia tornato il Team Rocket, li ho sentiti anche recitare il loro motto. Ma ce li può descrivere per favore come sono questi due? Sono un ragazzo e una ragazza. Lui non me lo ricordo, non l'ho visto molto bene. Lei forse aveva un Meo come Pokémon, che faceva un verso molto strano, più simile a un flauto che a un miagolio. E poi aveva i capelli, mi sembra che fossero rossi. Capelli rossi. I Meo sospettosi adesso. Dobbiamo stare attenti con le persone con i Meo e che girano in coppia. Magari erano due tizi sposati. Ho paura. Andiamocene. Ma nostra sorella non ha i capelli rossi? Quindi? No, niente. Ci sono tante persone con i capelli rossi, dai. Sì, effettivamente non è possibile. Voglio un Linoone. Perché lo vuoi? Perché è depresso, mi sembra simpatico questo Pokémon depresso che dice Linoone quando ti avvicini. A me sembra molto triste invece. Appunto, magari con noi diventa più allegro perché gli facciamo compagnia. Ho paura di fargli male, capito? È quello che mi sta trattenendo. Non voglio ucciderlo male. L'ho ucciso male, lo sapevo. Lo sapevo che l'aveva ammazzato male. Non volevo uccidere Linoone, poverino. Mi ha sentito a livello Ivysaur. Ma Ivysaur si vuole evolvere! Come? Si sta evolvendo! No. Guardalo! Guardalo, si vede gigantesco! Ma cosa? Ma che cavolo? Ma che cosa? Ma che cavolo? Ma è enorme! Ma cosa è diventato? È un Venusaur! Ma guardalo qui! Ma guarda che grosso che è! Come fa a essere così grosso? L'ho visto che era un bulbino, era un fiorellino. Guarda adesso che bestia che è diventato! Non stare lì nell'angolo, fatti vedere in tutta la tua bellezza. Wow! Si è schiuso il fiore. Non sapevo che fosse così bello un Venusaur. L'avevamo visto una volta, ma il mio è più bello secondo me. Mamma mia. Cioè dobbiamo soltanto mangiare cose che abbiamo portato in giro. Però sto morendo di fame. Sì, anche perché le provviste cominciano un po' a essere scarse. Poi mi fanno male i piedi. Non ne posso più di camminare. Voglio farmi una doccia, voglio dormire, basta. Ma lì vedo un tetto. C'è un villaggio. Ah, è vero, villaggio. Oh, meno male. Ce la fai? Sì, dai, un ultimo sforzo posso farlo. Però Venusaur è cattivo, grosso com'è, potrebbe portarmi sulla schiena. Non ha detto che non vuole. Ma come non vuole? Ha detto che gli stoppiccio i fiori. Ma serio, ma perché Venusaur è così? Ah, non lo so, è vanitoso. È venusauroso. Che è questo posto? Belli questi alberi di ciliegio, ma da dove si entra? Cos'è qua? Non è questo brutto! Andiamo, no, dai, via. Un'occhiata la possiamo anche dare, dai! C'è nessuno! Ma ci sono teschi! Sembra tipo... Non lo so, ma questo posto piacerebbe molto a nostra sorella, secondo me. Dici? Sì, a lei piacciono le cose tutte strane, tutte scure. C'è una macchina fotografica, non so se ci stanno riprendendo in qualche modo. Fa vedere. Mi sembra spenta per quello. Che posto strano è mai questo? Non ne ho idea. E non c'è nessuno. Qui c'è una specie di sedia tipo trono. Ma che diavolo. Sembra una palestra oppure un posto dove ci sta tipo un boss mafioso. Può essere? Qui c'è il simbolo di una Pokéball per terra, ma non saprei dirti a che può servire. Forse dobbiamo chiedere indicazioni in giro? O ci fanno fuori se proviamo a chiederlo? Io ho paura che potrebbero farci fuori se proviamo a chiedere una cosa simile. Tu sei mai stata qui dentro? Io no. No, assolutamente no, io ero la prima che non volevo entrare là dentro. Andiamo con calma, eh. Mai visto quel posto. No, infatti. Ma guarda, c'è un tizio che balla. Ma... si vede che è di buon umore. Perché sta ballando così? Boh,
si vede che sarà di buon umore e gli farà piacere vedere che qui accanto c'è un edificio strano e anche un po' spaventoso. Ma che cosa ti ricorda? Cioè, c'è una forma strana. Non capisco. Non è vero, non riesco proprio a capire. Penso che sia meglio ignorarlo. Ok. Vediamo dove ci troviamo. C'è un signore che ti sta guardando. Fai finta, sorridi. Che bello sto posto, mi piace sto villaggio. Non sono per niente una turista, no. Cos'è il centro Pokémon per caso? Sì? Non lo so, devo solo curare i miei Pokémon, mi scusi. Mi scusi signora, non ho cattive intenzioni. Oh, ma neanche lei ci sta parlando, ma perché non ci parla nessuno qui? No, non lo so, ma... Siediti qui vicino. Io sono preoccupata di questa situazione. Dobbiamo agire con cautela perché non sappiamo dove ci troviamo. No, infatti, nessuno ci sta rivolgendo la parola. Non capisco se siano tutte persone che non parlano la nostra lingua o se ci sia qualcosa che non ci vogliono dire. Sai come, dopo quello che ci hanno detto nel villaggio scorso, è possibile che qui siano successi problemi, così come nell'altro. Quindi magari la gente è più circospetta e più sospettosa. Dici che qualcuno anche qui ha sentito parlare del Team Rocket? Potrebbe essere. Quindi abbassiamo la voce e non facciamoci troppo notare, ok? L'ho detto a voce troppo alta, dici che mi hanno sentito? No, non penso, spero proprio di no. Chi di voi ha nominato il Team Rocket? Noi no! No, vi ho sentito benissimo! Avete nominato il Team Rocket, l'ho sentito da qui! No, stiamo parlando del rock, signora! È una stile di musica! Non lo conosce? Ma come? Non conosce le band rock? Guarda, non fatemi arrabbiare! Sono appena stati qui due membri del Team Rocket e hanno portato via un sacco di Pokémon! Ah! Tutti i Pokémon dei computer sono spariti e non avete dove ritrovarli adesso! E tutti ce l'hanno con me, non mi parla più nessuno in questo villaggio! E tu che vuoi, scusami, eh? Che cosa vuole lei? Io non la conosco. Se ne vada, per favore, noi non c'entriamo niente. È una Pokéball quella che hai in mano? Sì, è vuota. Me la puoi far vedere? Tanto che non vedo una Pokéball. Mi sono spariti tutti i Pokémon per colpa del Team Rocket. Sì? Oh, è così che sono le Pokéball, dunque. Sono così luccicanti. Ma non hai un Pokémon da farmi vedere? No, perché? Perché ci stanno queste persone in giro che rubano Pokémon e non voglio far vedere i miei Pokémon agli sconosciuti, mi spiace. Ah, beh, sì, capisco, effettivamente hai ragione, va bene, allora ti dispiace se resto qui a fissarti per un po'? Certo che mi dispiace, sei uno stalker, cosa vuoi? Andiamo via, sorella, andiamo. Sorella, andiamo, via. Sto posto mi ha già fatto abbastanza inquietudine. Ciao, tu, ciao. Non ci seguire, possibilmente, grazie. Mamma mia. Sorella, ho paura. Ma in che posto siamo capitate? La prima c'era quel posto tutto pieno di cose. Poi i Pokémon che spariscono per colpa del Team Rocket. Adesso questo qui che ci stalkerà. Ma mi domando, ma che cosa è successo qui esattamente? Perché il Team Rocket si è messo a rubare cose adesso, i Pokémon? Io non mi sento mica al sicuro adesso a tenerli tutti nelle Pokéball. E se arriva il Team Rocket e me li ruba, che si fa? Io credo che, tutto sommato, forse dovremmo ricominciare a cercare il professor Banano e anche nostra sorella. Ma e se ci togliessero i Pokémon, cosa faremo mai? Dobbiamo tornare a casa e non sappiamo neanche dov'è casa nostra. Magari abbiamo la speranza prima o poi di catturare un Pokémon uccello che ci riporta in volo a casa, ma così non ho idea di che cosa fare. Ho paura. Dobbiamo fare qualcosa, assolutamente. E se il Team Rocket fosse ancora qui? Dobbiamo nasconderci. Ok, dove ci nascondiamo? No, non lo so. Dobbiamo trovare un modo per nasconderci. Dove sei? Dove? Lucinda! Mi sono nascosta bene! Lucinda! Ma ti ho trovato! Ti ho già trovato, non è neanche come nascondito, vai a impegnarti un po' di più, credo. Io resto qui! Ok. Allora resto qui con te. Grazie! Dici che se guardiamo il muro non ci vede nessuno? È possibile, così che funziona. Ok, se noi non vediamo loro non vedono noi, ok.